Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dail Deal o il Tycoon. Lo aspettavo da parecchio, mi incuriosiva perché mi usciva spesso online questo titolo, ma non lo conoscevo. Lo proviamo insieme perché mi è arrivato proprio da pochissimo e abbiamo vari livelli da poter fare. Si sceglie il tutorial, insomma. Ve lo farò vedere, poi magari ci possiamo pensare riguardo al giocarlo in live una sera. Benvenuto a Dail Deal. Usa il mouse, ok, potrei farvelo vedere già giocato e spiegarvi anche come funziona, ma questa è un'esperienza, dato che il gioco mi incuriosisce molto, è un'esperienza che voglio farvi vivere un po' da, come dico sempre, amico sul divano che guarda l'altro amico che gioca al nuovo gioco, a chi non è successo in infanzia. Usa il mouse, tasti WASD, Q e D per svuotare e ruotare la visuale, interessante che non vada a scatti ma sia proprio fluida, e muoverla con il mouse 3 quando sei pronto, ok. Usa il pulsante reset camera, premi il tasto R sulla tastiera per resettare, ok. Apri il pulsante, questo, apri il menu della ruota disponibile con l'impostazione appropriata nel pannello impostazioni. Benvenuto al tutorial, puoi cliccare ok. E meno è uguale per, che sono i tasti in alto qua, per mandare più e meno, ok. Hai già un trapano al centro della tua piattaforma. Il gioco in italiano, come vedete, vediamo se è tradotto bene. Diciamo che più che trapano io lo definirei una trivella. Per guadagnare petrolio grigio devi raffinarlo in una raffineria. Costruisci una raffineria. Io vedo già troppa roba a schermo, mannaggia. Abbiamo blocchi di costruzione, ingredienti alimentari, pasto povero, acqua, farmaci, gas, petrolio grigio, lubrificanti. Ok. Quindi, hai già... Devi raffinare, costruisci una raffineria qua. Scusate, ma questo cos'è? Centro di reclutamento, dipendenti, contratti, ordini, albero della tecnologia, albero dei clienti, aprire il pannello spedizioni, costruire edifici industriali, sociali e altri edifici. Ok, la raffineria di base. E la piazziamo qui. Qui posso... No, R? No? Come si fa a ruotare... ricorda che gli edifici costano soldi e richiedono blocchi a costruzione. Puoi ruotare l'edificio. Ah, ok, il tasto destro c'era scritto. Comunque, in sintesi, quindi spendiamo punti costruzione per costruirla bene. Si sente il rumore della segheria mentre mettono insieme la raffineria. Perfetto. La maggior parte degli edifici ha bisogno di laboratori. Per assegnare un laboratorio, clicca sull'edificio della raffineria. Ok. Abbiamo il turno di notte e il turno di giorno. L'avevo già visto da altre parti, su Cliff Empire, credo. Forse no, cavoli, non mi ricordo. Assegniamo un dipendente. Lui è... Ma lui è al trapano? Ah, John Duane. Duane, sta lavorando alla raffineria. I dipendenti sono ordinati in base alle competenze utilizzate nell'edificio selezionato. Interessante. Più qualificati, lavorano più velocemente. Ah, John Duane e Clint Westwood e Roger Amor. Vabbè, originale come cosa. Vabbè, produzione della raffineria, sì, è bravo lui, dai. Clint Westwood. Tutorial, segnali dipendenti, sta lavorando e producendo benzina e olio combustibile dal petrolio grigio. L'efficacia complessiva degli impiegati, basata sulla loro abilità, influenza la velocità di produzione. Viene presentata per ogni turno. Perfetto, potrebbe essere a turni, credo. La maggior parte degli edifici di produzione possono cambiare le loro modalità di produzione, specialmente dopo essere stati potenziati. Questo ti permette di produrre risorse diverse o in proporzioni diverse all'interno dello stesso edificio. Va bene. Qua, ok, la modalità di produzione. Buongiorno e notte, è necessario aggiungere un altro che lavori di notte. Ci mettiamo Roger Amore. Per sbloccare alcune tecnologie e nuovi edifici devi aumentare il livello della tua piattaforma. Per aumentare il livello è necessario erigere nuovi edifici. Livello di piattaforma. Hai uno spazio limitato per archiviare le risorse. Per aumentare la quantità di spazio costruisci un contenitore per il cibo. Ok, quindi qua. Sugli altri edifici, contenitore per alimenti cold. Quindi praticamente questa è una sorta di container frigorifero. Gli ingredienti e i pasti sono conservati nello stesso contenitore. Ok. Congratulazioni, la tua piattaforma ha raggiunto livello 2. Guadagni 2 di reputazione. Grazie. Il livello della tua piattaforma è ora su 2, che vediamo qua. Ok, qua abbiamo il prestigio, la reputazione, qua il livello della piattaforma, qua abbiamo il giorno. Ok.
Nella finestra di dialogo puoi vedere quanti punti ti servono per raggiungere il livello successivo. Ok, abbiamo 400, al prossimo 800. Va bene. Quando aumenti il livello della tua piattaforma, guadagni anche una reputazione. Un'altra reputazione aumenta i tuoi guadagni aumentando i prezzi di vendita dei prodotti. È una sorta di, non so, sembra quasi per certi aspetti anche un mobile game. Guadagni reputazione anche prendendo buone decisioni e rispettando i contratti. Ok. Guarda lo spazio di stoccaggio. Ok, infatti è aumentato per tutto. Prima avevamo tutto al massimo su tante cose, non tanto per quanto riguarda invece il petrolio, ma va bene. Alcuni edifici posizionati vicino ad altri possono dare un bonus come Mars Horizon Mars nella piattaforma di lancio. Altri edifici hanno un impatto negativo su altre strutture, ad esempio gli alloggi dei dipendenti. Ok, quindi dobbiamo fare gli alloggi dei dipendenti. Qui, edifici sociali, credo. Costruisci un secondo magazzino. Ah no, ok. Ce lo fa fare lì. Va bene. Ad esempio, ok, apri il pannello delle celle frigorifere. Quindi, ok, apriamo il pannello delle celle frigorifere. Bonus capacità 20% in più perché è vicino un altro. Ok, perfetto. Ci sono diversi tipi di bonus che scoprirai durante il gioco. Se costruisci una cucina vicino a una di queste celle frigorifere, produrrà più pasti. Ok. Tutorial bonus. Un esempio di un altro edificio che dà bonus ai suoi vicini è un generatore elettrico. Mettendo un generatore accanto all'altro si aumenta la produzione. Ok. Connettori, andiamo sull'interessante. Possono essere usati per ottenere bonus quando gli edifici sono distanti. I raccordi possono collegare tre edifici insieme a ogni estremità della conduttura. Ok. Ah sì, perché c'è questa multipla qua. Ok. Gli edifici adiacenti possono avere un impatto negativo. Se si erige un edificio per i laboratori all'interno della gamma di rumore, questi riceveranno una penalità. Ok. La gamma di rumore può essere controllata passando il cursore sulla icona appropriata dell'edificio. Ok, che è questa. Ok. Qui puoi vedere il tuo reddito, qua in alto, con l'entrata, meno 15 al giorno. Ogni giorno devi pagare i suoi dipendenti e guadagnare denaro dai committenti. Ora il tuo reddito è negativo, è tempo di rimediare. Facciamo soldi con i contratti. Ora abbiamo i contratti. Per guadagnare soldi velocemente puoi eseguire un ordine rapido. Tali ordini cambiano ogni giorno all'alba. Vendi del greggio usando un ordine rapido. Ah, ok. Deal. Cioè praticamente posso fare l'accordo. Contratti veloci. Ma io volevo farlo con questo. Vabbè, contratto veloce 10 e 10. Vendo 10 di petrolio, C che sarebbe il greggio, per 10. Uno a... ok. I contratti sono la principale fonte di reddito. Firmare un contratto significa che una nave arriverà ogni mattina per raccogliere le risorse. Se non ci sono abbastanza risorse, la nave prenderà quelle disponibili. Regola il cursore, accetto un nuovo contratto. Ah, qua l'accordo veloce per la vendita veloce. Qua invece abbiamo il reddito al giorno, le unità al giorno. Ok, stringiamo un accordo. Vendiamo 20, vendiamo 1 al giorno per 4 giorni. Ce la facciamo, ne abbiamo 500. Il reddito è positivo perché il gioco tiene conto ovviamente del contratto che abbiamo appena firmato. Man mano che la tua piattaforma cresce, avrai bisogno di nuovi contratti. Apri il pannello clienti per acquistare nuovi contratti, ok? Puoi comprare contratti a breve e a lungo termine. Una volta acquistato, il nuovo contratto a lungo termine sarà immediatamente disponibile, ok? Possiamo prendere il contatto con la Chunglai. Compra combustibile solido per andare nello spazio. Compra. Grazie. Ora apriamo il pannello dipendente e vediamo i nostri dipendenti. L'umore, lo stipendio, ok. Ah, 15 perché in pratica spendiamo. Non abbiamo manutenzione però, mi domando quello. Ogni dipendente deve dormire, mangiare e essere intrattenuto. Presta attenzione al livello di stanchezza, fame e soddisfazione. Alcuni possono dormire durante i turni, altri possono lasciare il lavoro. La mancanza di cibo porterà alla morte per inedia. Ok. Date posto per dormire costruendo gli alloggi dei dipendenti. Quindi andiamo nella sociale, alloggio dei dipendenti. Li mettiamo lontano dal pannello del rumore. Quindi lo metto qui magari. No. Apri il pannello, cliccandoci sopra se il dipendente non è ancora dentro, aspettalo. Ok. Ah, ok, perché adesso un dipendente sta andando dentro a riposarsi, dovrebbe comparire qui. Ok,
Ok. Sta riposando, recuperando i suoi attributi di riposo. Guarda il tuo dipendente, ha fame. Questa ha fame, ok. Costruendo un buffet. Il buffet lo mettiamo qua. Cioè, non è proprio bellissima da vederla sta piattaforma petrolifera, perché cioè, di solito si vede tutt'altro, invece qui hanno il bar, hanno varie cose. Ok, dai, è già dentro, sta riempiendo lì prima il relax e qua, ok, serve qualcosa adesso probabilmente qui per il sole per intrattenerlo. Scorte di cibo sono basse, bisogna cucina. Ok, costruiamo la cucina? No. Ordine ingredienti, ok, interessante anche questa cosa perché possiamo ordinare le cose, quindi non è una sorta di, non so, fattorio dove bisogna produrre. Il costo, ok, e il tempo, ok, ordiniamo tra 10 e 80. Se... Sì, dai. Sì, esatto. Prezzo totale, confermo, pago. E adesso 40 secondi e arriva la nave. Ok, dobbiamo costruire una cucina, piccola cucina, veramente. Mamma mia, gli mettiamo la cucina vicino al buffet, però, cavolo, è vicino a questo, vabbè. Non funziona perché non c'è abbastanza energia. Costruisci un generatore, vorrei anche capire, ok, l'energia necessaria utilizzata e qua non basta, anche se in realtà necessaria è utilizzata, ma sembrerebbe esserci, ma vabbè, comunque costruiamola tanto. Piccolo generatore a gas, lo mettiamo qua. È arrivata la nave intanto che ci consegna il cibo. Ora hai abbastanza energia, quindi ha bisogno di ingredienti di acqua pulita. Costruiamo un depuratore d'acqua. Ma vabbè, mi sta guidando, quindi depuratore d'acqua. Dov'è il depuratore d'acqua? Non lo vedo, ma dobbiamo scorrere, giustamente. Il depuratore lo mettiamo qui. Ok, abbiamo un villaggio adesso sull'acqua, praticamente. Il potere della cucina, bisogna di un cuoco per la cucina, assumine uno, pannello delle assunzioni, quindi qui assumiamo da zero, quindi il cuoco è questo, perché ovviamente se vedete questo è trivella, ingegneria, skill usata per officina, ok, e avrà un sacco di roba da fare sto gioco mi sa, eh? Abbiamo assunto, ora andiamo a mandarlo, andiamo a metterlo in cucina, quindi cucina, assumi. E prendiamo Canus Leaves, giustamente, dopo aver finito di... Dato che ho finito l'altro giorno Cyberpunk, Canus Leaves viene a cucinare per noi. Sta arrivando la notte. Ok, vanno tutti a dormire. Guarda, il tuo impiegato è infelice. Se non ti va, la porta è quella. Costruisce edifici di intrattenimento. Sì, tutto questo lo fanno in giochi dove si vive un mondo utopistico, però noi costruiamo un piccolo cinema sulla nostra piattaforma petrolifera perché è importante che si vedano i film e tra cui anche il cuoco Canus Leaves andrà a vedersi i suoi film, tra cui il recente Matrix che non ho ancora visto. Scegli un nuovo cinema, aspetta il dipendente se non è già dentro. Vediamo, voglio vedere, sono sicuro che ci va Kenu. Turno di notte, devo assumere qualcuno? Metto Clint Eastwood al cinema. E no, giustamente anche che non... tutti potrebbero andarci al cinema, sì, in effetti. Vediamo. Ripristina la soddisfazione dei clienti. Sì, è molto... C'è questo qui che è tristissimo. Sono venuti a prendere il greggio. Hai bisogno di un'officina per riparare gli edifici. Costruiamo anche l'officina. Dov'è l'officina? Eccola qua. Non abbiamo più spazio, ragazzi. Dovremmo assumere un ingegnere adesso, per forza. Turno diurno, e chi gli mettiamo? John Dwayne, che lui scava già, è al trapano. Ok, ho una nave pirata apparsa, non ha buone intenzioni. Ha sparato al tuo generatore. Gli edifici hanno punti di salute, iniziano a bruciare. L'edificio verrà distrutto. Fortunatamente gli operai
Ok, stanno già operando qua. Difenderti dai pirati dovresti costruire una torretta di difesa per il menu degli edifici. Ok. Torretta difensiva. Posso farla vero fuori? No. Posso farla in mare? Vabbè, la mettiamo qua. Attiva la modalità di tiro e distruggi la barca dei pirati. Ok. E dov'è la modalità di tiro? Ok, adesso attiva. Ah, sono io a mirare. Ok. Che spettacolo! Possiamo continuare. Ok, ce l'ha disabilitata da solo. Hai bisogno di nuove tecnologie per sviluppare la tua piattaforma petrolifera. Va bene, vediamo anche la ricerca. Puoi sviluppare nuove tecnologie. Clicca su acquista. Produzione base del petrolio. Perché? Sblocca il piccolo impianto chimico e il contenitore di lubrificante, abilitando lubrificante. Ok. Cioè, questo è adesso non so se sia tutto qui. Però manutenzione, no, credo sia tutto qui, sì. Tecnologia influenza nel trasporto, difesa, spedizioni. Cura dei dipendenti ci fa sbloccare altre cose, tra cui la palestra, il doppio cinema stereo, insomma. E i dipendenti invece possiamo sbloccare varie cose che influenzano l'occupazione. Apri il menu degli edifici. Spedizioni. Ok, spedizioni. Ok, questa si costruisce sotto. Sarebbe da capire come funziona. Sposta la barra. Ah, ok, qua si può costruire qui. Me lo metto lì. Ok, clicca sul cantiere navale. Turno di uno, è un casino qua, perché stiamo riciclando sempre gli stessi, ma dovremmo ottimizzare bene tutto. Ora apri il pannello spedizioni, spedizioni sbloccate. Completando alcune spedizioni se ne sbloccano altre. Puoi leggere la descrizione, ok. Ci costa per gas che produciamo, però. Ah, sono quelle spedizioni che mandiamo a fare non so cosa, a recuperare che cosa? Esploratori richiesti. Puoi vedere il lavoratore assegnato al cantiere, un esploratore, un costo aggiuntivo, cibo e acqua. Ok. Non puoi iniziare di notte. Ok. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, puoi iniziare. Ok. È ora di produrre lubrificanti. Costruisci un impianto chimico e poi assumi. Ok. Spedizione terminata. Abbiamo già fatto. Ah no, la spedizione ha trovato tesoro. Cioè è un mix tra tempi moderni e tempi antichi. Questo gioco. Carino come cosa. Allora, andiamo a vedere. Dobbiamo fare l'edificio di produzione. Stabilimento chimico. E bisogna produrre i lubrificanti. Quindi lo mettiamo qua. Così completiamo il tutorial. Vediamo un po'. Possiamo assumere qualcuno? Questo è un chimico. Mi servirebbe chi dico io a fare sto lavoro, ma va bene. Bradley Iron assunto. Lo mando qui. Bradley Iron, producimi stabilimento chimico. Vai. Ah, non abbiamo energia? Perché? Oh là 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 là. Adesso devo capire. Contenitore lubrificanti, lo metto lì. E poi dobbiamo fare. Piccolo generatore, non abbiamo più spazi. Mannaggia, mannaggia. Lo metto a fianco a questo che magari ci dà anche un bonus. No, mannaggia, andava messo vicino all'altro. Ma vabbè. Adesso abbiamo energia giusta, giusta. Quindi possiamo iniziare a produrre. Adesso qua stanno riparando. Possiamo vedere la produzione. Sì, ottimo. Lubrificanti 8. Dobbiamo farne 20. E poi il tutorial terminerà. 84 in 24 ore ne produciamo, ci siamo messi bene. Siamo però a meno 4. Abbiamo completato con successo il tutorial, possiamo tornare al menu principale. Ora, ci sono diverse isole. Io non ho mai apprezzato più di tanto questa progressione un po' alla,
alla gioco mobile, anche se una volta che andiamo su disastri naturali possiamo avviare e sbloccare due modalità, andare avanti con la storia o fare la sandbox. Quindi il gioco è The Real Deal Oil Tycoon. Non so adesso il prezzo ancora, perché il gioco uscirà il 9 di marzo. Non so nemmeno se lo vedrete prima dell'uscita o dopo. Però ecco, questo è. Il gioco sembra essere davvero intrigante. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché questo potrebbe prestarsi bene per una live serale. Ovviamente, e qua vi mando la frecciatina, non c'è mai una gran partecipazione, diciamo, nel dirmi portalo, 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 quindi... Però non si sa mai e vorrei magari sbagliarmi una volta. Fatemi sapere che cosa ne pensate del gioco qua sotto nei commenti. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!